Mi trovo nel comune di Omignano, precisamente nella frazione Omignano Scalo, presso il Palalendo, in occasione dell'Open Day per le vaccinazioni contro il Covid-19, organizzato dal comune di Omignano stesso e dal comune di Salento. Sì, allora innanzitutto buonasera a tutti. E la prima cosa voglio ringraziare chi ha permesso questa bella giornata qui per il Vaccino Day, che abbiamo organizzato io e l'amico Mondelli, il sindaco di Omignano. E quindi ringrazio innanzitutto il dottor Adamo Maiese che ci ha dato questa possibilità come direttore del dipartimento del distretto e ovviamente tutti i dottori che sono intervenuti che volontariamente hanno prestato, parliamo anche, abbiamo visto gente del nostro comune, abbiamo il dottor Rubino, il dottore Falcione, tutti gli infermieri che si sono prestati e che da stamattina alle 8 erano già qui. E probabilmente si farà molto tardi oggi. Sì, abbiamo organizzato un Open Day congiunto con l'amministrazione di Salento. A tal proposito voglio ringraziare la direzione sanitaria del distretto sanitario di Vallo della Lucania, il dottor Adamo Maiese. Ringrazio tutti gli operatori, infermieri, medici. Ringrazio i volontari della Protezione Civile, dell'Associazione Carabinieri, Convergence, perché ci ha dato la possibilità di permettere la piattaforma che funzionasse nel migliore dei modi. E diciamo che è un bel risultato e siamo molto molto soddisfatti. Grandissima iniziativa preparata in pochissimo tempo da persone che si sono messe a disposizione e hanno dato tutto quello che potevano dare. Non è sicuramente un'organizzazione perfetta, ma è ottima come prima iniziativa. Dottor Rubino, lei appunto ha ricoperto negli anni ruoli importanti nell'ambito sanitario, una sua opinione? Il direttore sanitario in 4 aziende. Una sua opinione in merito anche alle problematiche che si può trovare un'azienda ad affrontare in occasioni come questa? Beh, sicuramente non è facile affrontare una situazione di questo tipo con tutta una serie di carenze organizzative che ci sono state per ovvi motivi, perché oltretutto era una pandemia arrivata così, piovuta sull'Europa di colpo, quindi scusabili alcuni ritardi organizzativi. Si è fatto quello che si è potuto, vanno apprezzate le persone soprattutto che hanno offerto gratis il loro contributo, veramente come la Protezione Civile, tutti gli operatori sanitari che hanno fatto delle grandi cose. Insomma. Sono Domignano, ringrazio i comuni che hanno dato a noi l'opportunità e speriamo che i vaccini fanno effetto, così finiamo con questa brutta storia. Allora, io sono una mamma di 3 bambini, sono contenta di questa opportunità che il comune di Omignano e il comune di Salento ha dato a tutta la cittadinanza del territorio, perché non solo sono stati vaccinati gli omignanesi ma anche tanti cilentani. È stata una bella giornata perché adesso mi sento comunque più tranquilla a vivere come mamma appunto.